Ma de che, signor Astro, ma de che? Ma de che, signori e signori, ma de che, buongiorno, buonasera, buonasera, benvenuti, benvenuti, ben ritrovati, signori, in questo nuovo appuntamento, primo appuntamento del 2023, primo appuntamento del 2023, come va, come state? Buonasera, signor Astro, buonasera a tutti quanti, vediamo se riesco a trovare qua l'indicatore del mouse, molto bene, ci fa gli scherzi pure l'indicatore, spero stiate tutto bene, spero state tutti bene, spero vi... state pian pianino digerendo un po' quello che è stato, no? Il pranzo, il cenone e quant'altro. Buonasera, buonasera anche a lei, carissimo Clears, benvenuto, ben ritrovato, buon 2023. Un 2023 ricco di salute, pace, gioia, benessere, ma soprattutto abbondanza, abbondanza in qualsiasi campo, è quello che vi auguro veramente di cuore. Come state? Come state? Come state? Come va? Come va? Come va? Grazie, grazie mille, grazie mille, grazie mille. È stata una giornata abbastanza tosta quella di oggi, devo essere onesto per quel che mi riguarda, e credo ne verranno anche molte di più difficili. Tuttavia, signori, siamo qua per sopravvivere, per sopravvivere a quella che è una dipendenza veramente molto molto seria, molto molto grave, signori, che mi affligge da tantissimo tempo, ovvero la dipendenza dalla nicotina, sostanza che come dire, sconsiglio vivamente di averci a che fare, sempre, sempre e comunque. Buonasera, buon Capodanno, grazie infinite anche a lei, caro Astro, spero si sia ripreso un pochettino, ci faccia sapere come va lo stomaco e tutto quanto. Che se ride, che se ride, che se ride, che se ride, che c'è da ridere, che c'è da ridere. Guardi che le tolgo tutti i punti e la faccio andare sotto a clear a livello di classifica.
Si è ripreso molto bene, ci fa molto piacere. No, no, sì, le azzero tutto, azzeriamo tutto in diretta. Cosa ne dite? Cosa ne dite? Facciamo un reset di tutti quanti i punti in diretta in maniera tale che abbiamo, vabbè, non so neanche io quale potrebbe essere la classifica. Comunque, punto esclamativo, leaderboard o leaderboard, dovreste riuscire a capire tutta la classifica. Non ho capito che cosa, non ha capito esattamente il discorso dei punti. Praticamente, a parte i punti, diciamo, tra virgolette, ufficiali, che quelli che ci vengono forniti da Twitch, che all'interno di questi spazi sono le benedizioni, esiste, e sapete perfettamente come funzionano, insomma, i punti canale all'interno dei degli spazi Twitch, c'è anche la possibilità di, come dire, avere un bel po' di Mason Coins, che sono sempre punti canale, però diciamo associati a Stream Elements, ecco, quindi sono impostati dal sottoscritto, e sostanzialmente ogni tot avete la possibilità di guadagnare punti, sostanzialmente Mason Coins, con i quali potete riscattare varie robette. Trovate tutto sui menu. Se avete qualche idea, mi raccomando, scrivetemi sempre sul gruppo Telegram, perché mi piacerebbe, insomma, apportare qualche modifica un po' alla volta, un po' alla volta. Tuttavia, vedo che ancora nessuno di voi ha letto il titolo di questa live, perché altrimenti, come minimo, avreste provato a rispondere. Vabbè, non importa. Ho regalato punti a Clear. Molto bene, ecco, quindi ne ho 1940. Beh, giustamente, lei è arrivato da poco, quindi pian pianino scalerà anche lei. Messaggi di affetto, messaggi di amore, mi fa molto piacere che vi vogliate bene, raga. così è qua, noi dobbiamo solamente volerci bene, ma soprattutto rispettarci l'uno con l'altro, mi raccomando. Dice Clear: non sono gay. Molto bene, molto bene, anche se lo fosse stato, qui non ci sarebbe nessun tipo di problema. Tuttavia, signori, oggi è domenica 1 gennaio, raga, volevo quasi saltarla questa live qua, però in realtà mi sareste mancati troppo fino a domani, quindi abbiamo detto: ma sì, dai, facciamo questa bellissima live e apriamo questo anno in modo molto molto simpatico, tranquillo e soprattutto in chilli. Cosa molto bene? Sì, no, molto bene, nel senso, capito come? In quel senso là. E oggi mi sono visto, caspita, veramente, cioè io mi sono innamorato di Salmo, caspita. Pensate che Salmo è un artista che ha intanto, cioè, ha la mia età, anzi ha un anno in più. È nato un anno prima di me. No, un anno. E nel periodo in cui ero un po' più giovane, dove mi dedicavo molto, molto alla musica, ma cioè, più che altro alla musica d'insieme, rispetto magari a questi ultimi anni in cui mi sono dedicato solamente allo studio della musica per conto mio, Salmo era un artista che proprio io ho sempre, tra virgolette, snobbato. Finché a un certo punto, ormai 4-5 anni fa, mi sono ritrovato in un festival cittadino, diciamo, che si svolge tutti gli anni in provincia di Padova, e all'interno di uno stand dove si poteva prendere da mangiare, da bere, c'era sto motivetto che andava 1984, e tutti che cantavano sta roba. Ho detto: ma che cacchio è sta roba, mi suona molto bene all'orecchio. E che lì è stato lì proprio che ho scoperto che quel pezzo in realtà fosse stato di Salmo, e mi sono un po' avvicinato a questo tipo di artista. Oggi mi sono rivisto, caspita, per l'ennesima volta, l'ultima live che ha fatto, che hanno fatto, praticamente hanno fatto una sorta di live in versione unplugged, fuori all'aperto, andatevi a cercare sul sito di Salmo, e tanta roba, devo dire, ha collaborato con musicisti veramente molto molto bravi, che conoscono la musica. Allora, punti, non punti, Clara, sei
detto 6.986 punti, molto bene, sono parecchi, e si trova al rango 93, 93 raga, 93, cioè, Astro è arrivato a 800 coppe su 1v1 LOL, pronto per le 1000 coppe, molto bene, spero lei ci sia arrivato senza aver scaricato qualsiasi tipo di trucchetto e di hacks, insomma, anche perché qua noi non è che le amiamo più di tanto, Tutti regalati da me quei punti. Adesso gliene regalo anch'io un po' al signor Clear, perché è molto gentile, tra l'altro, Persona molto gentile che mi fa molto piacere aver adottato all'interno della Maison, quasi quasi membro della Maison Gang, e siamo molto felici. Quindi give point, non so se point o points, point, anche noi, proviamo give point, clear lo sta qua, clear, facciamo qua anche 10.000, così regaliamo 10.000 anche a clear, poi pian pianino imparerà anche ad usarli, speriamo. Vi ricordo che se avete qualche sound alert che vi piace, lo potete comunque riscattare con le benedizioni, se non sbaglio. Vediamo bene. FBI, primo, Dio Bon, ciao, sono nuovo, sganchissi. Send a message, barabam. Devastation. Suggerisce sondaggio, riscatta nuovo sound alert. Nel momento in cui avete, recuperato 1000 punti, 1000 Maison Coin, potete riscattare un sound alert, e questo sound alert lo scegliete voi, poi io pian pianino cercherò di caricarlo e di impostarlo come alert di questo canale. Quindi tanta roba, e se non avete idee di dove li potete trovare, il sito in questione non me lo ricordo, però se scrivete su YouTube, su Google, button sound alert, avete proprio l'imbarazzo della scelta. Ecco qua, Astro ha appena riscattato un nuovo sound alert, molto bene, a fine live, ci piace, 73 Ok, perfetto. Quindi questo, se è questo il suo sound alert, caro Astro, l'ho appena clippato, così posso tranquillamente inserirmelo all'interno del software che trasforma sostanzialmente la clip in sound alert, e lo inseriremo molto presto. Ci faccia sapere se è questo qua e via dicendo. 40.000 punti secchi, 40.000 punti raga, 40.000 punti, però complimenti, sottanti. Fatemi un punto esclamativo point Fabio Maison, vediamo quanti ne ho. Dovrei stare su, ecco, per capire, caro Clear, quanti punti ha, deve solamente fare punto esclamativo points o point, qualcosa del genere. Quindi questo è. E sostanzialmente, esatto, tutto scomattivo. Occhio, shh. Aia. Eccoci qua, signori, benvenuti, ben ritrovati, buon inizio di fine settimana, è arrivato il momento, signori e signore, tanto atteso del nostro Daily Positive. Oggi un Daily Positive molto particolare, Daily Positive molto molto breve, ma soprattutto che potrebbe far pensare a molti di voi, perché so che siete giovani, e parliamo proprio di giovani, in particolare parliamo di una ragazzina che sta compiendo veramente imprese eccezionali. Quindi questo è il Daily Positive di oggi, signori. Vi presento la signorina Eleonora, tra l'altro molto molto più giovane, penso, di voi, sicuramente di qualche anno, ma sta veramente compiendo opere in mani. E questo è il Daily Positive, signori, eccoci qua, siamo tornati. Brasile, facciamo un piccolo viaggio in Brasile, dove Eleonora Costa
è l'insegnante più giovane di inglese nel mondo. Nel mondo. E quindi, signori, questa è proprio la storia. Mason non gli hai regalato i punti, e come no? Ah, è vero, mi sono dimenticato, scusate. Give point, points o point, non mi ricordo più. Points, clear, 10.000. Sì, no, sono sempre tranquillo io. Eccoci qua. Molto bene, ci siamo. Dicevamo, signori, apriamo l'anno con questa bellissima notizia. Questa è la storia appunto di Eleonora Costa, che è una ragazzina di 11 anni, brasiliana, con un grande cuore. Eleonora, così piccola, è già partita a tutta velocità verso la sua missione. Mamma mia, cioè veramente brividi. Ha deciso di aiutare chi vuole imparare l'inglese senza farsi pagare niente e si rivolge ai giovani come lei con le famiglie a basso reddito che non hanno la possibilità economica per farlo. Eleonora insegna ai bambini meno fortunati già da 2 anni, cioè vi pensate, cioè questa qua ha già 11 anni e so già 2 anni che segna inglese ai bambini meno fortunati della sua zona, quindi tanta roba. Non si fa pagare nulla, non si fa, cioè, ci mancherebbe. Anna Bertoli, coordinatrice dell'istituto scolastico dove la bambina studia, ha spiegato che il modo di Eleonora di insegnare è molto divertente e creativo, e per questo gli altri bambini suoi coetanei, ma anche più piccoli, e gli adolescenti ne sono veramente molto affascinati. E questo era il bellissimo Daily Positive New di oggi, che specifichiamo, tra l'altro, vuole ricordare inoltre che è più facile per loro confrontarsi con una persona della loro età, nonostante la giovane età. Appunto, questa bambina intelligentissima riesce sempre a mantenere mantenere la classe in silenzio, ottenendo massimo ascolto e attenzione. Un'anima maestra che ha già trovato la sua strada. Bravissima, complimenti. Punto esclamativo applausi, signori. Punto esclamativo applausi per questa signorina, al quale noi facciamo i nostri auguri di buon anno. Intanto grazie di cuore, però dai, su via per cortesia, lasciamo perdere Mosconi, lasciamo perdere le bestemmie. Tuttavia, signori, questo era il nostro brevissimo Daily Positive di oggi. Vi ricordo che potete trovare lei piace sprecare i punti. Io non le ho regalato i punti, caro Astro, per farseli scammare così, cioè dai, per cortesia, siamo delle persone serie, cerchiamo di rispettare anche il... sguato un cazzo! Sapevo. Lello, come sta Lello? Avete più avuto notizie di Lello? Cioè voi sapete chi è Lello, spero, no? Gli sarà capitato di vedere da qualche parte. Ieri squalo 73, facimmo uno spagnolo gattani mavare, Luca non. Astro vuole avere a casa bombardata, no? Ci mancherebbe. Hai perduto la compagna. Non te faccio avere. Cosa vi devo dire, raga? Allora, andiamo avanti. Bandieri, squalo 73, facimmo uno spagnolo gattani mavare, Luca non. Vabbè, andiamo avanti così. Facciamo la serata così. E cosa vi devo dire? Io prendo qua il ciuccetto. Ottimo. Non parte. Contrabbandieri, squalo 73. Se volete facciamo le live così, non c'è nessun problema. L'avete sentita intera la canzone? Se andate a cercarla interamente la canzone Contrabbandieri. Vabbè, non so che dire. Sto fumando sta roba qua senza nicotina, raga, voi sapete che ho smesso di fumare,
In realtà oggi devo smettere di fumare e c'ho sta roba qua, fa cagare senza nicotina. E andiamo avanti così. Io vi ricordo, signori, che abbiamo un appuntamento nuovo oggi. Che gusto è? Ah sì, frutti di bosco e limone sostanzialmente. Frutti di bosco e limone, fa cagare. Fa proprio schifo, cioè fa veramente schifo. Tuttavia, signor Albex, buonasera, benvenuto. Benvenuti a tutti quanti, signori. Grazie infinite di cuore per il ride. Grazie veramente di cuore. Oh, come state? Come state? Benvenuti. Benvenuti, salve a tutti, signor Ray, salve, Tony, oh, hello, benvenuti a tutti, ma che piacere, ma che onore, benvenuti nella Maison, signori, spero vi aggreghiate presto. È avanti così, buonasera, benvenuti, buon anno, buon 2023, grazie ancora di cuore, signor Albex, molto gentile, tra l'altro, molto, ma veramente molto, molto gentile. Chi sei? Io sono... Squalo 73, facimba lo spagnolo la gatta rimbavare, Luca Giona. Chi sei? Allora, caro il nostro Ray, la chiamerò Ray se posso chiamarla Ray. Mi piacciono usare molto gli alert, mi fa molto piacere. Avete la possibilità di riscattarli, gli Albert? Sì, gli Albert. Grande. Festeggiamo. Grazie di cuore, grazie mille, Albex, veramente di cuore. Benvenuti a tutti. Gli Albert, sì. Adesso vi rispondo. Chi sono? Io sono Fabio Mason, signori. Allora, facciamo così, intanto ad Astro gli ho regalato io 10.000 punti, quindi possiamo anche mutare per un secondo. Gli alert, io sono Fabio Mason, signori, e su questi spazi, ovvero sul canale di Twitch, mi piace condividere quello che potrebbero essere notizie nuove, buone, ma soprattutto positive. Mi piace condividere, mi piace fare un piccolo salto, no? Per quel che riguarda poi anche il passato, andiamo un po' a scoprire quelli che possono essere accenni storici e quant'altro. Da oggi introdurremo una nuova piccola rubrica dedicata alla musica, che in realtà è la mia passione più grande, e però poi il core di questo canale è proprio Play Game su 1v1 LOL, quindi spero vi troverete bene. Grazie di cuore, caro Albex, mi raccomando, cucini qualcosa anche per me e poi ci sentiamo, magari vengo a mangiare qualcosina, d'accordo? Grazie ancora per il ride, ma soprattutto benvenuti a tutti voi cari nuovi ride. Benvenuti alla Maison, spero vi aggregherete presto alla Maison Gang, che in realtà è l'unica gang al mondo, signori, contro il bullismo e contro la violenza. Siete arrivati proprio, tra l'altro gli ho riattivati gli alert, non dovrei dirlo, tuttavia, caro Astro, pensavo che mi sarebbe saltata una connessione. No, ci mancherebbe. Tuttavia, caro Astro, le chiedo di essere comunque abbastanza educato, almeno per i prossimi 20-25 minuti. Perché voi siete arrivati, signori, e... ma de che siete arrivati proprio nel momento in cui abbiamo finito di condividere il nostro piccolo daily positive. Oggi abbiamo visto la storia di una bambina di 11 anni, pensate voi, che vive in Brasile e già da 2 anni si dedica all'insegnamento dell'inglese ai bambini che non hanno la possibilità di pagarsi gli studi, quindi tanta roba. Adesso proseguiamo con l'Alma Maison, signori, quindi io vi chiedo veramente gentilmente di fare attenzione, perché su questo canale a noi ci piace anche scoprire un po' del passato. Andiamo a vedere sostanzialmente che cosa accadeva oggi, quindi un primo gennaio, però nel passato, e questo è il nostro Alma Maison. Fatemi sapere eventualmente se conoscete quello che, cioè, se qualcuno di voi ha studiato eventualmente quello che stiamo per andare a vedere. Sono 10 minuti di pura paura, dopodiché, signori,
si passa alla musica, 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 musica maestro, musica, musica maestro. Quindi signori, benvenuti, benvenuti, benvenuti. Domenica 1 gennaio, signori, oggi è domenica 1 gennaio ed è ovviamente il primo giorno dell'anno, tanta tanta roba, e siamo nella 52esima sempre settimana. 10 minuti di storia, caro Tony. No, 8-10 minuti di storia, andiamo a scoprire che cosa è successo proprio il 1 gennaio, però nel passato, quindi andremo un attimo a vedere, ecco qua. La Chiesa ricorda Maria Santissima, Madre di Dios, e la circoncisione di Gesù. Qualcuno di voi è circonciso? Facciamo F1, no, vi prego, non fate F1, non fate F1. Tra l'altro, raga, io vi ricordo, se avete piacere, prima di cominciare, guarda, vi giro il... che cos'è? Niente, Tony, dai, lasciamo stare. vi giro il link del Telegram, se per caso volete entrare, noi siamo sempre lì a sparare qualche cagatina ogni tanto, così. E quindi, guardate, vi sto per invitare anche su Telegram, mi farebbe molto piacere se vi unisse. Se vi uniste, potete anche eventualmente... anche però non so se quei link, se questi link qua sono, il Discord dovrebbe funzionare, il Telegram no. Infatti Telegram vi do io il link e ve lo giro subito in chat, in maniera tale che possiamo eventualmente anche aggiornarci lì, anche perché poi comunque tutto ciò che viene condiviso a livello di articoli io ve lo giro sul Telegram, sul Discord, in maniera tale che possiate condividere, perché sono spesso notizie, soprattutto per quel che riguarda il Daily Positive, che passano in sordina, e vi renderete conto man mano che passano i giorni che comunque sono notizie molto molto importanti e che ha un senso condividere. Eccoci qua, questo qua è il link di Telegram. Eccoci qua, dai, su, non fate... Ecco, io non riesco a capire per quale motivo Stream Elements, vedi, cioè voi potete... Ah, sì, ok, perfetto. Molto bene, quindi signori, cosa succede? Esattamente 2068 anni fa, nel 46 a.C., elaborato dall'astronomo egizio Sosigene di Alessandria e promulgato da Giulio Cesare nella sua funzione di pontefice massimo, entra in vigore il calendario giuliano. È un calendario basato sul ciclo delle stagioni che, per ovviare agli scompensi di calcolo, aggiunge un giorno bisestile ogni 4 anni. Ma de che? Nel 404, signori, il primo di gennaio di 1619 anni fa, cioè pensate quanto tempo è passato, il monaco Telemaco scende nell'arena di Roma per fermare il combattimento tra gladiatori. Dice: oggi è l'ottava del Signore, cessate dalle superstizioni degli idoli e dai sacrifici immondi, causando indignazione e ira nei presenti, che reagiscono lapidandolo. Ficala. Nel 1764, all'età di quasi 8 anni, Mozart, che spero qualcuno di voi abbia studiato o stia studiando, suona per la famiglia reale francese a Versailles. Qualcuno è appassionato di musica, qualcuno suona qualche strumento, fateci sapere. Ficala. Per consentirgli di potersi esibire, gli viene concesso eccezionalmente di essere alle spalle della regina. Ma dai, Tonino, che bravo, Tony intorno, ma dai, suona a piano e a chitarra. Dopo ci racconta, anzi, se vuole raccontarci un po' quali sono le sue esperienze, per quale motivo ha deciso di, ma soprattutto ci racconti quali sono i suoi generi preferiti, quante ore di pratica fa al giorno, e via dicendo. 1764. Abbiamo, anche se il piano non lo so suonare tanto bene, vabbè, ma basta studiare anche un po' al giorno, e io vi consiglio veramente di studiare musica. Studiate musica più che potete. È arrivata adesso poi il sottofondo dell'Alma Mason, tuttavia dai, ci sta. Signor Astro, la prego, non continui a spammare, la prego. Nel 1772 la London Credit Exchange Company emette il primo Traveler's Kiss, un assegno prestampato di importo fisso ad uso turistico, utilizzabile in 90 città europee in sostituzione del denaro costante. Nel 1808, esattamente 215 anni fa, Astro, guarda che ti muto, ti time out,
non si bestemmia qua dentro, eh. Io glielo dico una volta e dopo facciamo... Io la sto per time outare, Astro. Poi non venga a dire, non mi venga a offendere in privato. Gli unici strumenti che vorrei avere sono chitarra, piano e flauto. Quindi 2/3 di strumenti completi. Ah, ok, perfetto. Quindi le manca solo che cosa? Il flauto? Cioè lei c'ha già una chitarra, un piano e le manca il flauto? Ah, ottimo. Vabbè, un flauto si recupera, no? Questa sì, sempre comunque. E andiamo avanti. Mi fa molto piacere. Che musica suona? Che cosa sta studiando? Musica classica, musica contemporanea, jazz, roba del genere? Ma soprattutto prende lezioni? Sta studiando da autodidatta? Sta facendo qualcosa a scuola? Anche no, Astro, per carità di Dios. Comunque per calcoldicia, vabbè, dai, non importa. Allora, molto bene, suona e basta. Qual è l'ultima canzone che hai imparato? Nel 1808, attuata la riforma del presidente statunitense Thomas Jefferson, che bandisce l'importanza di schiavi. Sebbene l'atto sia stato convertito in legge il 2 marzo 1807, può entrare in vigore solo oggi, in quanto è la prima data consentita della Costituzione. Io invece mangio e basta, molto bene, poi passa le giornate come ha passato ieri, sostanzialmente, seduto sul water. Ora nessuna. Vabbè, l'ultima canzone che hai imparato. L'ultima canzone che hai imparato, qual è? O che ha studiato, che ha suonato, insomma. Nel 1863, signori, accadeva esattamente 160 anni fa, a completamento della bozza presentata il 22 settembre scorso, Abramo Lincoln, presidente degli Stati Uniti d'America, firma la proclamazione dell'emancipazione, con cui viene decretato l'obbligo di liberazione degli schiavi. Sarebbero almeno 20.000 le persone che dovrebbero beneficiare del provvedimento presidenziale. Non ricorda, male. Signor Ray, Pov, poi dove, quando il prof spiega gli altri parla, è sempre così, caro Ray, è sempre così. Tuttavia voi avete la possibilità di recuperare tutto su YouTube, eventualmente se vi va di farvi delle ricerche, che per conto vostro, se c'è qualche argomento che più vi sta a cuore, che già avete studiato, potete comunque condividercelo, faccelo sapere, oppure andatevelo a studiare, perché comunque sono tutte robe che utili a sapersi, dai, perché se ne dica. Nel 1894, signori, diventa operativa la Banca d'Italia, nata dalla fusione delle quattro banche su disposizione della legge 449 del 10 agosto 1893. L'istituto è una società per azioni di diritto privato con privilegio di emissione e con il ruolo prestatore di ultima istanza. Buona cena, carissimo Ray, grazie infinito per essersi unito alla Maison, spero diventerà presto membro della Maison Gang e noi ci vediamo presto, eventualmente. Tanto anche se spamma, caro Astro, le viene oscurato tutto, quindi spero di vedervi più tardi, circa fra una mezz'oretta, eventualmente su 1v1 LOL, perché qua poi si va a sparare. 1898, invece, il primo gennaio di 125 anni fa, le località di Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island vengono conglomerate nella città di New York. Nel 1948 entra in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana. Era stata approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre e prolungata il 27 dicembre scorso dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, che da oggi assume la carica di primo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1958, la sto per mutare, veda lei, almeno minimo 10 minuti, veda lei. Con l'entrata in vigore dei trattati di Roma del 25 marzo scorso, sottoscritti dall'Italia con Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi, prende via vita la comunità economica europea. Nel 1959 è vittoria per i rivoluzionari cubani contro il regime di Fulgencio. Fulgencio? Questo qua fa parte della gang degli Enzio? Ah, vabbè.
Vabbè, vabbè, vabbè. Battista, che dopo aver festeggiato il nuovo anno è fuggito nella Repubblica Dominicana, chiamalo stupido. Le truppe dell'esercito dichiarano la resa e consegnano L'Avana alle forze giunte in città al comando di Ernesto Che Guevara. Che Guevara. La rivoluzione era iniziata nel 1953 con l'assalto alla caserma Moncada a Santiago di Cuba. 1964. La rete televisiva britannica BBC trasmette da Manchester la prima puntata del programma musicale Top of the Pops, la classifica dei singoli più venduti con i brani interpretati dagli stessi artisti. Previsto inizialmente per un numero limitato di puntate, sarebbe diventato il più longevo programma musicale televisivo al mondo, che chiuderà nel 2006. Non so quanti di voi si ricordino, ne dubito, però Top of the Pops, tanta roba. Nel 1968, accadeva esattamente 55 anni fa, il paragnosta statunitense Jerome Criswell King, tra le previsioni per il nuovo anno, sostiene che uno dei capi per i diritti civili dei neri sarà stato assassinato prima di ottobre, previsione che si rivelerà tristemente vera in aprile con l'assassinio di Martin Luther King. Nel 1973 in Italia entra in vigore l'IVA, l'imposta sul valore aggiunto. La nuova tassa del 12% sostituisce l'IGE, l'imposta generale sulle entrate del 4%, introdotta nel 1940. Il provvedimento era già stato approvato nel 1971, ma l'attuazione ha subito un rinvio. Vero peccato. 1973, ancora 50 anni fa, per i trattati sottoscritti a gennaio dello scorso anno, Regno Unito, Irlanda e Danimarca entrano a far parte della comunità economica europea dopo il parere positivo nei rispettivi referendum. Fallito l'ingresso della Norvegia, che non ha raccolto il consenso popolare, nata nel 1957, la CE, formata dai 6 paesi, passa ora a 9. 1979. Cina e Stati Uniti celebrano a Washington e Beijing l'apertura delle relazioni diplomatiche. Nel 1983 invece ARPANET, la rete militare americana di computer nata durante il periodo della guerra fredda tra URSS e Stati Uniti, adotta il protocollo di trasmissione TCP/IP, diventando uno dei componenti base per la creazione della prima rete internet. Magari qualcuno di voi sta studiando informatica e magari ha già approcciato a questo studio, questa roba qua, fateci sapere. Nel 1993 la Cecoslovacchia viene pacificamente divisa in due nuovi paesi, la Repubblica Ceca e la Slovacchia. 1994, il fondatore della Microsoft, Bill Gates, a 39 anni di età, perde il titolo di scapolo d'oro. Laney, nelle Hawaii, sposa la trentenne Melinda France. Tanti auguri. 1995, Svezia, Finlandia e Austria entrano a far parte dell'Unione Europea. Nel 1999 il presidente cubano Fidel Castro festeggia il 40° anniversario della sua ascesa al potere, indicando Cuba quale nazione a difesa dell'umanità contro l'avido capitalismo. Un vero peccato. Oh, hello there! Buonasera, caro Mirto, benvenuto nella Maison. Io sono Fabio Maison. Come va? Come sta? Buon anno, buon 2023. Pace, gioia, amore, ma soprattutto tanta abbondanza per lei, caro Mirto, in questo super 2023. Che sarà un anno veramente d'oro. Ma che canale interessante, un po' di cultura alle volte. A noi piace condividere un po', fare un salto in quello che possono essere, no, accenni storici, fatti accaduti e via dicendo. Sei veneto, si sente così tanto, mannaggia la miseria. Tanta figa, qua ci piace molto, come ci piace. Sì, purtroppo so veneto. E lei invece, signor Mirto, di dov'è? Grazie mille per i complimenti, sono sicuro che siano sinceri. Nel 1999 introdotto l'uso della moneta unica europea. Nelle fasi iniziali della sua esistenza l'euro sarà soltanto contabile, mentre gli scambi di denaro contante continueranno ad avvenire per ogni paese nella rispettiva valuta circolante. Milano, specializzando in anestesia, 33 anni, complimenti di cuore. Di fatto io non neanche, cioè questo, cioè, è una piccola breve rubrica che facciamo. Mi sono presentato, vuoi anche l'IBA? No, non c'è codice fiscale, però lo segniamo, lo mettiamo da parte.
qui stiamo affrontando quello che è l'alma me, sostanzialmente una 10 minuti, 15 minuti dedicati ai fatti accaduti nel giorno odierno, ovvero oggi ad esempio 1 gennaio, ma nel passato, sostanzialmente nel passato, capito? Quindi tanta roba. Tra l'altro, a breve introdurremo una piccola nuova rubrica dedicata proprio alla mia passione più grande, che è la musica. Tu che fai nella vita? Attualmente faccio musica, sostanzialmente faccio musica. Ho appena interrotto un percorso di lavoro che è durato troppi anni, mi sono occupato di ristorazione per molti anni, però mi piace la musica. Sei interessato alla politica? Dipende dai punti di vista. Lei è interessato alla politica? Anche io faccio musica come hobby, ma wow, è già la seconda persona che entra stasera e che mi sta dicendo che fa musica, e quindi noi siamo molto 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 interessati a tutto ciò, a tutto ciò. Io qua noi diamo del lei a tutti quanti, in realtà, ci diamo del lei tra tutti, del lei, del voi, quindi eventualmente facci lei, facciate voi. Che genere di musica mista, poi il genere mio comunque è la salsa, la bossa nova, un po' quei generini lì, però continuo a studiare. Ho suonato per parecchi anni, tanti anni, assieme a varie band, poi appunto nel momento in cui ho iniziato a dedicarmi alla ristorazione non ho più avuto tempo e ho continuato a studiare sostanzialmente. Adesso vediamo se riusciamo a fare qualcosa di concreto. Se mi dai del lei ti faccio l'anestesia. No, la ringrazio. Non so se l'hai mai fatta. Sì, beh, anche l'anestesia classica, cioè quella dal dentista. Anzi, dico sempre, guarda, fammene un po' di più, perché magari c'è una soglia un po' più bassa. Come no? Ah no, totale. No, totale mi sa proprio di no. Quindi, proseguiamo. Dal dentista anche io ho paura. Come paura? Perché ho paura del dentista? Perché non si sa mai cosa, cioè, che dose mette, non lo so. Hai una fidanzata? No, purtroppo no, caro Mirto. E lei invece è fidanzato? Ci faccia sapere. Sposato? Anche c'ha l'età di Cristo lei, praticamente. Perché è orribile il dentista, eh? È vero. Però se si becca uno bravo, alla fine... Ma caro, mi dispiace. Anche a me dispiace tantissimo, tuttavia va ben così. È orribile il dentista, non ne ho una fissa. Molto bene. Tu quanti anni hai? Come mai sei single? Hai comunque le tue conoscenze? Sì, allora, quanti anni ho? Le do esattamente 5 secondi per indovinare. Se indovina, ahimè, dovrò regalarle un abbonamento. Quindi 5 secondi a partire da adesso. 5, 4, 3, 2, 1, 0. No, niente, sbagliato, mi dispiace, non ha vinto. Sì, ho comunque anch'io le mie conoscenze, sono single perché sostanzialmente non c'ho tempo. Cioè non c'ho veramente tempo da dedicare a una persona, capito? 39, 44, ci giochiamo all'otto, a me piace chiacchierare, non so se hai capito, ci fa molto piacere. Allora, andiamo avanti, signore, con l'Alma Mason, perché esattamente il primo di gennaio di... 24 anni fa, introdotto appunto nel 1999 l'uso della moneta unica europea. Non so, beh, lei sì se lo ricorderà, non è un segreto quanti anni ho in realtà su questo canale, in pochi ne sono a conoscenza, quindi purtroppo. Nelle fasi iniziali della sua esistenza l'euro sarà soltanto contabile, mentre gli scambi di denaro contante continueranno ad avvenire per ogni paese nella rispettiva valuta circolante.
Dai, tanto sto seguendo solo io, possiamo chiacchierare, amico mio. Ma lei non si deve preoccupare, caro Mirto. Beh, sì, possiamo chiacchierare, sì. Tuttavia la mia età rimarrà veramente un segreto. Chi indovina al primo tentativo ovviamente riceve un abbonamento in regalo. Tuttavia. Sì, gli altri sono qua sotto che stanno aspettando. Io so cosa stanno aspettando in realtà gli altri, eh. Sì, lo so che ci siete. Allora, 1900, ma che 48? Ma dai, ma smettiamola per cortesia, ma smettiamola. Ma le pare che ho 48 anni? Ma le sembra che ho, cioè veramente, va bene, cioè, c'ho i capelli bianchi e tutto, però barba bianca, ma porco Giuda, 48 anni? Fatti vedere a tutti, infatti, dai, adesso mi dica lei se le sembra che ho 48 anni. Mannaggia la miseria, dai, su via. Cioè, vabbè, sta per essere bannata, io glielo dico. Come faccio a indovinare? No, ma lei aveva soltanto un tentativo in realtà di indovinare, nel senso, 46, ma de che. Anni 2000, signori, esattamente il primo gennaio di 23 anni fa, il temuto millennium bug dei computer non si verifica. Vengono segnalati solo un problema con Hotmail in una centrale nucleare giapponese e uno con un sistema di riscaldamento in Corea. No, nemmeno 40, mi dispiace. 2002, a 3 anni dall'introduzione contabile, nuove monete e banconote in euro arrivano nelle tasche dei cittadini europei. In Italia la lira circolerà ancora fino al 28 febbraio, parallelamente alla nuova divisa in Germania. Invece il marco esce di corso immediatamente. Ma per farla stare zitta un minuto, cosa dobbiamo fare? Non so, vedete voi, cosa fanno le sue donne per farla stare zitta? Non so se posso dirlo qua, sinceramente. Capito. Nel 2003 a Montemagno, in provincia di Lucca, si spegne l'attore e cantante Giorgio Gaber. Era nato a Milano il 25 gennaio del 1939. Aveva iniziato a suonare la chitarra come cura per un braccio colpito da paralisi all'età di 15 anni. E Giorgio Gaber, caspita, hanno fatto un sacco di tributi oggi, anche su YouTube, carissimo Giorgio Gaber. Elenchiamo le ipotetiche soluzioni per fare star zitta una persona. Provate quelle che si possono dire. Beh, sicuramente mettergli una mano in gola, bocca, tappare la bocca, bendare la bocca, offrire qualcosa da mangiare, offrire qualcosa da bere, e uno schiaffo di importanza rilevante, che potrebbe poi comunque far gonfiare tutte quante le labbra, no? No, lei deve dirle. E chi è che deve dirle? Ah, voi. Ma quando giochiamo, caro Astro, giocheremo sicuramente, se va avanti così mai. Cioè, se andiamo avanti così mai. Non si dice bendare la bocca. Se si dice. Lei si è mai provato a farsi bendare la bocca e tappare gli occhi? 20 e 30, 20, più o meno verso le 20 e 20, 20 e 30, 20 e 20, 20 e 30, qualcosa del genere. Nel 2011 entra in vigore il bando all'importazione e alla vendita in Italia delle lampadine a incandescenza. Lo stesso provvedimento, numero 244 del 2007, vieta la distribuzione e vendita di elettrodomestici privi di dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica. Accadeva esattamente 12 anni fa. Nel 2011 in gonna e giacca bianca, la 73enne Dilma Rousseff giura come presidente del Brasile. È la prima donna a ricoprire questo ruolo nel paese. Sì, ci mancherebbe, caro Mirto, ci mancherebbe. Allora, facciamo gli auguri di compleanno al nostro carissimo Rocky Graziano, che tutti conoscerete ovviamente. Ecco, lui era molto bravo a tappare la bocca delle persone, ad esempio, eppure a fargliela bendare. Bendare si dice per gli occhi, per la bocca c'è un verbo preciso in italiano. Grazie di cuore per l'appunto. Comunque, un augurio di buon compleanno al carissimo Rocky Graziano, che sicuramente ne sa qualcosa. Ben trovato, caro Ray, ben trovato anche a lei. Tanti augurissimi di buon anno di nuovo. Facciamo ancora gli auguri, dato che qua c'è qualcuno che si occupa di politica, a Pietro Grasso, politico e magistrato presidente del Senato dal 2013 al 2018. Bendare, cioè, per la bocca c'è un verbo preciso. Bardare,
Bardare? Bardare forse? No, non credo. Bardare è un'altra roba. Si dice legato e bardato? No, bardato, no, bardare è un'altra. Non saprei, non saprei. Mi dica lei, mi dica lei. Ma che bardare, ma che bardare? Ma lei lo sa perché gli elefanti non brindano l'anno nuovo piuttosto? Piuttosto, lei sa per quale motivo gli elefanti non brindano all'anno nuovo? Ovviamente oggi era proprio questo il proverbio del giorno di oggi era molto molto scarso e brutto. Anno nuovo, vita nuova, purtroppo non è un proverbio cinese, lo sappiamo. Devi trovarmelo, non mi deludere. Trovarlo? Posso trovarlo? Verbo che si utilizza per descrivere la bendatura della bocca. Io lo sto trovando, ma senza barare. Non saprei. Non saprei, adesso qua mi stai mettendo in difficoltà. Ma è un verbo è usato comunemente, poi sta parlando con mezzo analfabeta, porco Giuda. È usato comunemente sto verbo? Pensaci, che non posso io star qua a pensare adesso. Si sente nei film. È legato e zittito? Legato e zittito? Come sei analfabeta? Purtroppo siamo in tanti al mondo. Siamo veramente in tanti al mondo. E questo, signori, era il nostro Accade Oggi. Molto turbato di oggi, 1 gennaio 2023. Benvenuti, ben ritrovati, signori. Buon inizio di fine settimana. Io sono Fabio Meso. Benvenuti nella Maison. Spero vi aggregherete presto. Presto anche alla Maison Gang, unica Maison mondiale a livello mondiale contro il bullismo, contro e contro la violenza. Come si chiama quello che metti davanti alla bocca per non far parlare? Scusa se veramente l'hai provato con qualche donna, lo saprai. La palla da biliardo. La palla da biliardo. Nei film con la pila si sente. Aspetta. Una pallina ping pong, poi dipende poi in base alla dimensione della bocca. Porco Giuda, inizia con la I. No, 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 non ce l'ho, non ce l'ho. Legato e I? No, non ce l'ho, non ce l'ho. È imbardato, legato e imbardato, legato e imbardato. Comunque andiamo avanti perché a partire da oggi, signori, a partire da oggi purtroppo dedicheremo, non è che dedicheremo meno tempo al gioco, seri, no, però voglio dedicare appunto un piccolo spazio a quelle che sono le mie passioni, ovvero la musica, e quindi andremo a vedere ad esempio oggi come prima puntata di questo piccolo format che è ancora imbardato, ma non è imbardato, non ha ancora un nome questo format, signori, quindi magari potete darglielo anche voi. Comunque andiamo a vedere qualche notizia musicale. Oggi partiamo con i 25 migliori album italiani venduti appunto nel 2022, tutta roba che effettivamente, cioè, io conosco metà di questi artisti qua, ed è un vero peccato, è un vero peccato. Non ce l'ho. Ma probabilmente è un termine che non ho neanche nemmeno mai sentito, caro Mirto, mi dispiace moltissimo. Mi spiace anche che perdo l'abbonamento, però che anche uno l'ha perso anche lei, quindi... Imbandito? Ah, è vero. Imbavagliato, imbavagliare. Vero. Però il bavaglio, se lei lei che studia anestesia, in realtà il bavaglio è un'altra roba. È un'altra roba. Col bavaglio non si benda la bocca. Perché col bavaglio non si beva, non si benda la bocca, caro Mirto.
Ecco perché non lo sapevo. Ecco perché non lo sapevo, in realtà, questo è. Peccato, un vero peccato. Grazie, grazie per avermi fatto scoprire veramente qualcosa di nuovo e molto molto interessante. Quindi, signori, cerca il dizionario. Sì, sì, no, ma ci credo, ci mancherebbe. Bavaglio. Perché il bavaglio non è quello che si mette qua. Ma non l'avevi mai detto, imbavagliare? No. No. Ma veramente hai provato l'imbavagliamento? Racconta, voglio sapere adesso qua. Adesso, entra subito così, spavaldo. Quello è il bavaglino? No, beh sì, cioè, bavaglino per i piccoli, però c'è anche il bavaglio, ad esempio, per le persone anziane. E quindi, se lei fa quattro conti e fa 2 più 2, è impossibile che il bavaglio possa essere utilizzato per la bocca, però potrebbe essere. Ma lei ha imbavagliato, te o tu lei? E non scendiamo in piccoli dettagli, perché poi comunque tutte le dirette qua vengono ricaricate su YouTube e non vorrei mai poi andare incontro a penali di diverso tipo. Comunque, caro Mirto, io ne approfitto eventualmente, se vuole fare un giretto nel gruppo Telegram magari possiamo continuare di questa bellissima discussione. Io la invito, le do l'invito, le metto qua l'invito ed eccoci qua. Sì, beh, lo sto mettendo sul Telegram, ma vedete voi, ma vi pare? Ma de che, signori, ma de che? Se ti bavagli in diretta mi abbono, no, anche no. Anzi, vabbè, ok, va bene. Va bene. Con cosa, però? Arrivo subito. Se ti imbavagli in diretta, ottimo. Adesso ci imbavaglio. Ma non è che mi devo imbavagliare, cioè mi imbavaglio, mi sbavaglio subito. Devi cercare un fazzoletto. Adesso lo troviamo. Fazzoletto. Comunque, eccoci qua con farci tipo una striscia e metterlo davanti la bocca. E quanto devo rimanere, scusi? Lo metto, lo tolgo? Ah, ecco. Sì, perché no? Se no, che fai da dire? Sì, no, infatti. Allora, signori, andiamo avanti. Andiamo avanti, perché oggi voglio condividere, ma soprattutto apprendere con voi anche... No, beh, un minuto. Secondo lei un minuto della mia vita può costare solo 2 euro? Perché non so quant'è, 4 euro abbonamento, però 2 euro vengono a me. Secondo lei un minuto della mia vita vale 2 euro? Ma per cortesia, ti devi imbavagliare prima 5 secondi. Ma che 5 secondi? 5 secondi sì, è che 5 secondi più il tempo di trovare bavaglio... Caba di ostia. Insomma. Sarebbero tantini, eh? No, è più. Allora, 5 secondi sono 10K, dice Astro. Sì. Allora, andiamo a vedere, signori, vi va, più che altro, perché a me sì, va, e soprattutto è una roba che voglio fare. E andiamo a vedere quali sono stati nel 2022, dato che siamo appena entrati nel nuovo anno, gli ultimi, i migliori, 25 migliori album. Vabbè. Se non si abbona la banno dopo, ma tra l'altro dovevo andare a prendere Geronimo, quindi approfittiamo, prendiamo anche un fazzoletto, arrivo subito. Thank you.
Niente, non ho trovato fazzoletti. Geronimo mi fa alzare. Bello, no, maestro, ma quanto è grande questa sua? Poco in realtà. Beh, oddio, poco. Che gag che sta per fare. Allora, non ho trovato fazzoletti, tuttavia ho trovato questo qua. Quindi 5 secondi a partire da ora. Ti sfido su forte. Venga, 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 venga. Come si cazzo? Spero non si sia capito, perché vi ho veramente maledetto, però tuttavia, dai, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. E vabbè, non... vabbè, siamo a perdere, siamo a perdere. Andiamo avanti, signori. Che schifo. Che schifo. E se la ride, signor Mito, ma ha 33 anni, cioè, veramente. Ma poi veramente lo carichi su YouTube? Ah, sì, allora, noi praticamente su YouTube andiamo a ricaricare fino a ieri. Abbiamo sempre, anzi, ne approfitto per invitarla. Ci mancano pochi iscritti per raggiungere un piccolo traguardo dei 100 iscritti, ne mancano pochissimi, quindi io la invito eventualmente anche a unirsi nel canale YouTube. Io fino a ieri ho sempre ricaricato tutte le live intere, praticamente i VOD. Non so se dopo sta gag lo caricherai, come no, ho pure fatto la clip per TikTok, ci mancherebbe. Però, a partire da oggi in realtà volevo gestire il canale in maniera diversa, quindi magari a continuare con gli shorts, dedicare un piccolo video, sempre ovviamente estratto dalla live, e i titoli mi imbavaglio, vedremo, cercheremo, faremo poi una ricerca proprio che riguarda le parole chiavi, e mi fanno imbavagliare più che altro. La clip per TikTok, beh, ovviamente, sì, è già stata fatta. E TikTok, Fabio Meso, no, official pure su TikTok ci trova. Quindi adesso cercherò di capire come gestire il canale, anche perché è nato come un archivio mio personale, però mi piacerebbe comunque fare qualcosa di diverso, anziché ricaricare la live. Cioè, c'è stato un periodo in cui praticamente estraevo proprio il discorso del Daily Positive, ci dedicavo una copertina, roba del genere, poi non ho più avuto tempo e così via. Adesso vediamo, comunque, punto esclamativo YouTube e via dicendo. Come hai chiamato la clip? Non l'ho ancora nominata, l'ho solo fatta. Io, se arrivo a 50 iscritti, mangio 50 nuggets buoni, caspita. Beh, ma così è troppo facile, signor Astroghifone, così è troppo facile. Allora, guarda, cominciamo oggi, 1° gennaio, signori, con questa nuova piccola. Le ricarichi il giorno dopo, sì, o la sera stessa? Dipende dalle live, di solito le ricarico la sera stessa, sono un paio di giorni che le carico il giorno dopo in realtà, però sì, di norma sì, sempre. Niente, dai, parliamo di musica, siamo appassionati di musica, noi ci piace tantissimo la musica, purtroppo ancora non ho la possibilità di proporre. Musica io qua, perché non ho le periferiche, ok? Io devo scappare, però se parli di musica sicuro ricapito, è stato molto divertente scherzare insieme, grazie mille, è stato divertente anche per me e sicuramente ci rivedremo. Buon anno anche a lei, buon 2023, ma soprattutto un buon 2023 di gioia, pace, abbondanza e salute. Grazie di cuore, caro Mirto, ci vediamo presto. Io ci sono sempre, dice Astro, e questo ci fa molto piacere. Allora, piccola rubrica dedicata alla musica che non ha ancora un nome, eventualmente se avete qualche idea sapete dove scriverci. I 25 migliori album italiani del 2022. Rolling Stone scrive che non è stata un'annata strabiliante, ma ha riservato qualche sorpresa, da LNFK a Ginevra, e tante conferme come Verdena, Manuel Agnelli e Lisa. A dimostrazione, eh sì, che i dischi belli li fanno ancora quelli che sanno scrivere. Il mondo è nostro, al 25° posto, signori, Tiziano Ferro.
artista veramente che io stimo veramente tanto, bravo, bravo, veramente bella, un gran bel timbro. Che Tiziano Ferro fosse diventato un classico, lo sapevamo già, gliel'ha pure detto Jovanotti, e quando diventi un classico in Italia vuol dire che sei una presenza familiare nella vita delle persone, anche se i tuoi dischi non hanno più la carica innovativa ad una volta. Il mondo è nostro non è un album, non è uno degli album migliori di Ferro, ma ne ribadisce lo status di classico non solo grazie a canzoni che sembrano riassumere una carriera dall'inizio anti-italiano in stile R&B al boom arci-italiano dovuto alle ballattone, ma anche per la varietà degli ospiti, da Roberto Vecchioni ad Asup, che sembrano cingere Ferro in un abbraccio multigenerazionale. È anche il disco dei 40 anni di un cantautore che sembra pacificato, e sono contentissimo per citare la nostra cover story. 24esimo posto, Pornostalgia, Willy Peyote. Non ho avuto modo di ascoltare ancora quest'album, album spero di farlo presto, non so se qualcuno di voi lo conosce. Willy Peyote ha un dono, l'economia della parola. È un artigiano della metafora, capace di forgiare versi sintetici ma lucidissimi, perfetti per affondare le unghie nel contemporaneo e denunciare le storture in maniera credibile. Un esempio: i soldi non esistono, sono numeri su un display, ma spesso stabiliscono anche il valore di chi sei. Beh, i numeri su un display, oddio, bisogna vedere anche dopo, cioè, vabbè, potrei provare il contrario, ma ovviamente non lo possiamo fare. Pornostalgia è il sesto album del rapper from Porta Palazzo. È essenzialmente questo, un jacuzzi che si esaurisce perfettamente nello spazio di 35 minuti. C'è la politica e ci sono gli interrogativi, c'è il dubbio imperante, c'è la solita critica a un'industria musicale cinica e impazzita, ci sono metafore calcistiche e nazionali popolarissime ma ricercate, e più di tutto c'è il tentativo di nobilitare il concetto del fare schifo tanto caro agli Schiantos. Good game, Willy. Ben fatto, ben fatto. 23esimo posto, signori, Francesco Guccini. Io questo proprio non riesco a mandarlo giù, mi spiace tanto. Ovviamente c'è tanto di cappello a tutta la sua carriera musicale, però a me Francesco Guccini non mi è mai piaciuto. Ho ascoltato qualche pezzo di questo ultimo album qua, devo dire, sempre le solite canzonette, insomma, le solite ballatine. Intortare, cioè sedurre delle fanciulle con queste canzoni, sembra oggi incredibile, ma in anni nei quali la politica era una fede di certo funzionavano. D'altronde Francesco Guccini è da sempre uno che si seduce con le sue storie in musica, e anche stavolta ci riesce. Oddio, in Canzoni da intorto, titolo scelto dalla moglie, non a caso ci ha voluto intortare sull'importanza di certi valori che piacciono o meno, hanno permeato la società e ora sono in via d'estinzione: la resistenza con Morti di Reggio Emilia, i sacrifici partigiani con Mamì e Sei minuti all'alba che Iannacci dedicò al padre partigiano, l'anarchismo di Nel fosco fin dal secolo, che ha definito la nonna della mia locomotiva, e l'inno del movimento operaio Addio Lugano. Arrangiamenti e produzione ineccepibili, e la voce del maestrone affaticata, ma che su questi brani risulta persino più aderente alle fatiche di una società verso la quale ha deciso di lanciare come una cosa viva a bomba contro l'ingiustizia. Un album che resisterà alle incurie del tempo e della futura indifferenza. Lo auguriamo a tutti al signor Francesco. Numero 22, al 22esimo posto c'è Luque con l'album Dove volano le aquile. Il 2020 è stato anche l'anno di Luque, Dove volano le aquile, o DVLA se preferite. È il disco che certifica la tanto agognata consacrazione nazionale che inseguiva da anni, liberandolo definitivamente dall'etichetta di cantautore partenopeo, capace di intercettare unicamente gusti partenopei. Più di tutto DVLA è un album spiazzante che si pone in netta controtendenza rispetto al precedente Potere: melodie più studiate, una scrittura più affilata, intrisa di metafore, campionamenti inaspettati, almeno due hit divertentissime tra loro, ma davvero grandiose: La furbissima No Love e La poetica Le pietre non volano. Una lunga parentesi Cansions, 5 minuti, un'infinità se consideriamo la Z-list in cui siamo immersi, e impreziosita dal solito Marrakesh in stato di grazia.
nel 21esimo numero 21, signori, c'è Botox con Night Skinny. Mai sentito, devo ancora ascoltarlo. È la stagione d'oro dei producer album, una golden age inaugurata proprio da Night Skinny nel lontano 2019, che in era pandemica, bei tempi quelli, ci ha spiazzati con la pubblicazione dell'ottimo Mattoni. Il 2021 è stato l'anno di Mace e di Obe, il suo disco capolavoro, mentre l'anno che sta per concludersi è stato aperto da X2, il secondo progetto solista di Sick Luke. 3 anni dopo Skinny ci riprova con Botox, una sorta di atto, secondo di Mattoni, che ripercorre in toto quella formula, buttare nel calderone tantissimi artisti, anche parecchio diversi tra loro, uniti in combinazioni più che vincenti e messi alla prova su beat casellati alla perfezione. Il risultato è un disco di grande mestiere. Al 20° posto abbiamo Illusion di Edda, signori. Edda sarà anche morto, come ci avevano spiegato nell'ultima intervista, ma di certo anche questa è un Illusion, come da titolo del suo album. Gli 11 brani sono infatti delle piccole perle di cantautorato, libertà di scrittura e produzione sapiente, nelle mani di Gianni Maroccolo. Parte con Mio Capitano, un insieme di allucinazioni su tutte le ipocrisie in cui crediamo senza farci troppe domande, se le fa lui per noi. Passa all'invettiva sulle nevrosi familiari in Alibaba, all'irriverente Carlo Magno che sfotte il politicamente corretto, e la giosta prosegue con saliscendi malinconici, Lia, serissimi divertentissime, signora buonasera, e deduci, denunce sociali su Carion, autolesionisti, ignoranza. Edda è una spugna, assorbe il marcio che abbiamo intorno e lo risputa purificando attraverso il filtro di una voce angelica e straziante che brilla in tutta la sua potenza evocativa. Al 19° posto abbiamo La ragazza del futuro del grandissimo Cesare Cremonini, un artista al quale io sono veramente molto molto legato e che stimo tantissimo e che salutiamo ovviamente. Il caro Cesare è sempre caro Cesare e ogni anno in cui esce un suo disco è un anno felice. La ragazza del futuro è la sua 7ª fatica, un numero importante onorato con 14 brani generosi e maturi, che è un po' quello che si potrebbe dire di Cremonini in generale. Dentro ci abbiamo trovato tanti riferimenti, quello più evidente però è a Lucio Dalla, di cui Cremonini eredita la capacità di raccontare storie che mischiano nostalgia, storie d'amore, sguardo sul presente e soprattutto sul futuro. Ciao Lucio, ci manchi tantissimo. C'è poi la cura minuziosa del sound, forse più stratificato di quanto avvenuto finora, con archi, sintetizzatori e beat che si mischiano a tutto il resto, aggiungendo livelli inediti di complessità. La struttura antologica dei brani rende questo disco particolarmente evocativo e ricco di immagini e scene che lo rendono un ottimo film da ascoltare. Ve lo consiglio. Abbiamo al diciottesimo posto Pachi, il vostro amatissimo Pachi, con l'album Salvatore. Nel tuo album d'esordio ti puoi permettere di ospitare il meglio del giro, se nel tuo album di esordio ti puoi permettere di ospitare il meglio di giro, vero, Marrakesh, Ghe, Mahmood e Luque, significa che la scena rap ti rispetta, e molto. Per lo scugnizzo trapiantato a Rozzi è stato l'anno della consacrazione nazionale, un'impennata con il booster sull'industria musicale italiana che sa di rivalsa sociale, una scrittura cruda e un flow sporco fino al midollo che riportano il rap nel suo luogo d'origine, the road, la strada. 17° posto abbiamo Specchio di Ariete. Questa non mi dispiace, devo dire. Se tutto l'hip hop fosse così, il mondo sarebbe un posto decisamente migliore. Rozzi si frata a Rozzi, esattamente, proprio così. Lei lo conosce, lo ascolta, lo sa presente chi è Pachi. Andiamo avanti. Ariete, a soli 20 anni, ci regala uno spaccato di vita da generazione Z, alle prese con quello che invece è sostanzialmente un mondo di merda, non solo per colpa di un certo hit pop demenziale. Se la ride Clear. I sentimenti che emergono sono soprattutto sconforto, disagio e presa a male, narrati tuttavia in chiave disincantata e leggiadra come la voce della giovane cantautrice. Alle collaborazioni e featuring di primissimo rango e ai dischi di platino si è appena aggiunta la partecipazione a Sanremo 2023.
pensate voi, una manna dal cielo per placare il nostro bisogno di roba fresca e novità all'altezza, e speriamo, un in bocca al lupo, un in bocca al lupo. Io non ho paura di Hernia al 16° posto, signori, che Hernia fosse un autore di spessore, beh, non era un segreto per nessuno e i riferimenti letterari erano evidentissimi già dai tempi di Come uccidere un usignolo, un omaggio esplicito al primo romanzo di Harper Lear. Da questo punto di vista io non ho paura, titolo ammanitiano e libresco, tanto per cambiare, aggiunge poco. Come da consuetudine la scrittura è solidissima e raggiunge dei picchi lirici, soprattutto quando professione interseca il terreno della biografia, infatti ascoltare Buonanotte per credere, se possibile, senza piangere. Il grande salto in avanti però Hernia lo compie a livello di concetto, l'idea di dare forma a un raccoglitore delle ansie e dei timori di due generazioni è azzeccatissima e lungo le 14 tracce l'ex troupe d'élite si rivela un cantatore dell'apocalisse più credibile. Certo, le concessioni all'orecchio non mancano, dalla super classico parte 2, bella fregatura, alla 88 treggiante Weekend, fino alla nazional paternopissima acquatonica condita dal solito flow pirotecnico e proteiforme di Goliath.